Il laboratorio In Action Lab è stata l'attività principale programmata dal progetto In Action, che mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti, la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Il laboratorio si è articolato tramite un ciclo di 10 lezioni online serali, a cui hanno partecipato un totale di 30 esperti provenienti da diverse discipline, permettendoci di incrociare diversi approcci e nozioni sui temi dell'energia. Al termine di ogni lezione abbiamo posto agli esperti una domanda, ovvero quali sono i fattori abilitanti la transizione energetica ed ecologica? Questi video sono una raccolta delle risposte ricevute. Con il termine cittadinanza energetica parliamo di, sintetizziamo una serie di forme di partecipazione attiva a sistemi energetici sostenuti appunto dalla partecipazione. Quindi la partecipazione sostiene, favorisce, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione a livello locale, ma con impatti anche globali. Col concetto di cittadinanza energetica è strettamente legato a quello di giustizia energetica. L'energia intesa come diritto si riferisce in modo specifico alle modalità attraverso cui le comunità partecipano alla definizione dei nostri futuri energetici attraverso un impegno diretto. Ovviamente la transizione non può essere fatta da individui da soli, per quanto il contributo che ogni singolo individuo è importante, ma ogni individuo, appunto come dicevamo, è parte di una comunità, sia essa territorializzata, sia essa di altro genere, e queste comunità si relazionano con altre entità, con altri attori. Quindi il ruolo della ricerca in qualche modo è stato poi quello di accompagnare questa transizione e questa riscoperta di possibili ruoli delle comunità e proporsi anche come attori protagonisti. Quindi l'obiettivo è costruire sostanzialmente una serie di alleanze, o meglio facilitare delle alleanze tra degli attori che sono già sul territorio e che hanno diversi gradi, diciamo, di istituzionalizzazione. Quindi magari poter facilitare l'incontro tra un'associazione di cittadini insieme a magari un gruppo industriale che possiede dei pannelli fotovoltaici sulla propria copertura e magari queste due entità non si sono mai incontrate, ma insieme potrebbero configurare un futuro gruppo di autoconsumo o in un secondo momento fino anche una comunità energetica. Viene da usare due espressioni che spero di riuscire a spiegare. Uno è lettura del bisogno e uno è capacità di comunicare. Già il fatto di parlarne in diversi contesti, quindi dal pubblico al privato, cioè di energia si parla anche spesso tra noi, è diventato un qualcosa di quotidiano, quindi già questo lo metterei insomma come un aspetto, diciamo, da considerare. Altre cose, ecco, sicuramente fattori abilitanti possono essere, diciamo, programmi, politiche di informazione e di formazione, perché quello anche che ciò che abbiamo notato è che comunque la partecipazione non emerge dal nulla, ci vuole qualcosa che incentivi questa diverse forme di partecipazione e ciò che abbiamo notato è che comunque su scala locale, anche al pilastro in questo caso, comunque ci sono, alcune cose vanno avanti perché ci sono delle persone, comunque dei soggetti in qualche modo che riescono ad accelerare determinati processi. Forse per immaginarci, forse veramente quella transizione energetica partecipata di cui tanto si parla e che ci auguriamo, fattore abilitante, mi sembra proprio ripensare che ruolo ha la conoscenza e le conoscenze in questo tipo di situazioni e quali poi conoscenze effettivamente vengono prese in considerazione quando si affrontano un problema. Le famose, no,
in sociologia si parla di quali sono le basi informative delle politiche, cioè quali, a partire da quali informazioni, a quali modi di concepire i problemi poi si affrontano le risposte. Informare e formare può diventare molto importante, così come può diventare molto importante avere dei soggetti che in qualche modo fanno da facilitatori per favorire le conoscenze reciproche, non solo sullo stesso territorio evidentemente, ma anche a livelli territoriali diversi, perché avere degli obiettivi condivisi a livello nazionale o internazionale è assolutamente fondamentale. Poi diciamo l'importanza è che ci siano delle persone, delle istituzioni che facilitano questa conoscenza di livelli diversi e questa interazione fra livelli diversi, perché la battaglia è assolutamente globale. Ma io credo che le competenze siano importantissime, perché è importantissimo veramente approcciare alla transizione con dei background diversi, ecco, con approcci diversi al problema, no? Quindi e vederlo in tutte le sue sfaccettature, dando delle risposte univoche. Uno dei primi fattori abilitanti, avere chi riesce a comunicare la complessità dell'argomento. L'altro aspetto è quello della differenziazione di tutto ciò che comporta fonti energetiche. Ecco, non pensiate che sarà con le comunità energetiche che si potrà fare, per usare un termine volgare ma molto efficace, la transizione energetica. Però non pensiate che si possa fare senza. Il potere ce l'hanno le istituzioni, quindi vuoi o non vuoi, loro detengono appunto il potere di poter cambiare effettivamente le cose, diciamo, più velocemente rispetto al popolo. Però d'altra parte noi come persone, come individui, possiamo comunque fare la differenza, piano piano. If that municipalities in particular should promote this energy process and give the framework, but even if they have to promote, I think that's it. They should give the correct framework that then and then give enough space for local stakeholder so they may be able also to participate, to give ideas. Individuals can make the difference. Yes, they can, but if they have enough agency to do so. Municipalities could be enabling actors, not factors, but actors for sure, especially because the scale of municipality, it's, you know, between the scale of the state and the scale of citizens, so they have quite enough space and power to move things around. Cercare di pensare fuori dalla scatola, cioè, noi siamo abituati a pensare che questo è il sistema in cui viviamo e quindi tendenzialmente questo è il sistema che dovremo in qualche maniera adattare e modificare per fare la transizione climatica. In realtà molte delle cause che hanno portato alla crisi climatica e quindi ostacolano la transizione sono elementi fondanti e fondativi del sistema sociale, politico, economico in cui viviamo. La necessità proprio di riuscire a vedere e ad affrontare anche le sfide politiche, di politiche climatiche, con un approccio appunto che guarda agli effetti sull'intero sistema. E anche il tema appunto dell'essere abbastanza creativi, da riuscire a far capire che è necessario cambiare le proprie abitudini. Credo politico, nel senso politico inteso in termini del vero termine di politica, quindi proprio una cittadinanza, cooperazione, cioè il concetto rete, fare rete, e quindi sia in termini di stakeholders ma anche in termini di
contaminazioni progettuali, partecipazione, comunque la garantire una partecipazione vera che sia da parte di tutti, a tutti i livelli, ognuno ovviamente con le proprie forze e capacità. La formazione anche della parte politica, cioè io credo che ormai in questo momento non ci si può più improvvisare, quindi da parte, diciamo, i sindaci, le amministrazioni hanno bisogno, insomma, di avere sia una parte di governance di politici, ma anche una parte tecnica, che siano fortemente aggiornati su questi temi. Pensare che la transizione si fa senza coscienza di dove siamo e di dove vogliamo andare, si percepisce, insomma, che sarebbe poco ragionevole. Quindi deve essere, da una parte dobbiamo misurare, dall'altra capire se effettivamente quello che stiamo facendo ci porta a migliorare la situazione oppure no. La CIG, per esempio, ha fra i vari obiettivi quello proprio di andare a dare sistemi che sono, diciamo, se non net zero, quasi net zero. Tutta la parte di cloud, intelligenza artificiale e IoT. Sono questi in qualche modo i quattro elementi chiave che vengono ritenuti fondamentali per in qualche modo aiutare i servizi ad essere sempre più energicamente efficienti. E quindi si chiama 100 città climate neutral entro il 2030, buy in for the citizens. Quindi questo elemento è stato voluto mettere proprio nel titolo, perché se non si lavora con la cittadinanza, se la città non assume una responsabilità diretta, non fa parte del gioco, non è a bordo della, appunto, della stessa missione, quindi con lo stesso obiettivo, non si arriverà da nessuna parte. Quindi tutti insieme queste leve del cambiamento devono agire sui diversi settori per portare quel cambiamento sistemico. Diciamo, la conoscenza è un patrimonio prezioso della città, al di là, diciamo, della retorica che ho fatto. La conoscenza è un patrimonio preziosissimo delle città che va curata. Il percorso, quando si parla di questi temi, bisogna lavorare, come è stato detto dall'inizio, sul cambio di comportamento. Il fatto che l'università sia un volano per lo sviluppo sostenibile dei territori e il fatto che l'università sia anche il soggetto che forma a livello di educazione terziaria le generazioni che sono poi quelle che andranno a gestire le risorse. Sostenibilità, se andate a vedere una definizione da vocabolario, ti dice che è mantenere, lasciare, diciamo, un ambiente, delle risorse a chi verrà dopo di noi che non siano state intaccate dal nostro passaggio, quindi che abbiano esattamente le nostre stesse possibilità. Mentre prima si parlava di ricerche, cioè in qualche modo c'è una suddivisione, no, tra ricerche legate alla sostenibilità e altre ricerche, sono sempre più convinto che continuo in realtà sulla sostenibilità, anche quelle umanistiche, cioè qualsiasi tipo di ricerca. La fiducia nelle nuove generazioni, perché il nostro compito è fornirgli gli strumenti. L'attività della consulta a testimonianza di come la partecipazione attiva dei cittadini possa poi influenzare le scelte dell'amministrazione. Questo, non innamoriamoci delle tecnologie, innamoriamoci dei processi conoscitivi. Sì, risulta veramente urgente lavorare nel contesto urbano e ancora di più lavorare sul contesto edificato, quindi sulla riqualificazione.